Parlavamo con invece gli ospiti precedenti, verso le 8:20, della questione degli italiani all'estero. Allora, il nostro super esperto Luca Gattuso, che molti nostri ascoltatori conoscono perché insomma, lo chiamiamo sempre in causa quando c'è da votare, perché conosce bene tutte le regole, mi ha chiamato prima durante il giornale radio e mi diceva che è stato stimato al 53,5% la soglia, diciamo, oltre la quale il voto degli italiani all'estero non conterà più nulla ai fini del quorum, cioè se in Italia si raggiunge almeno il 53,5% dei votanti, a questo punto se anche all'estero non avesse votato manco un italiano, non è più un problema. Allora io vi faccio ascoltare a proposito dei problemi che ci sono stati fra gli italiani all'estero, le irregolarità nel voto in molti paesi, un'intervista che abbiamo fatto ieri con un signore che si chiama Ricky Filosa, è il direttore del sito italiachiamaitalia.net, che è esattamente un portale di informazione per gli italiani all'estero. Sentite cosa ci racconta. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni sia alla mail di Italia Chiama Italia, all'indirizzo della redazione, sia attraverso Facebook, connazionali, devo dire, da ogni parte del mondo che ci hanno segnalato degli errori grossolani da una parte, come certificati elettorali con date inesistenti, addirittura talvolta persone nate nel 2049, ovvero cioè, guardavano pure al futuro. E poi forti irregolarità per quanto riguarda soprattutto la consegna dei plichi elettorali, perché vogliamo ricordare che gli italiani all'estero votano attraverso il voto per corrispondenza, quindi a casa di ogni connazionale residente oltre confine arriva questo plico contenente le schede per votare, il referendum contenente il certificato elettorale, ma il problema è un po' quello che noi abbiamo vissuto, che gli italiani nel mondo hanno vissuto anche nel 2006, nel 2008, quando ci sono state le elezioni politiche, ovvero le anagrafi consolari non sempre sono pulite, fra virgolette, non sempre sono, rispecchiano la realtà e non sempre sono allineate con le liste dei comuni, le liste AIRE dei comuni italiani. L'AIRE è l'anagrafe italiani residenti all'estero. Quindi se non c'è sincronia fra anagrafe consolare e lista AIRE del comune italiano, capita che arrivino questi plichi a persone decedute, a persone che hanno magari cambiato di residenza e quindi il plico non arriva a destinazione, capita che a persone che hanno diritto di votare non arrivi il plico e che viceversa a persone che non hanno diritto al voto arrivi comunque il plico. Cioè, ancora dal 2006, dal 2003, cioè da quando esiste il voto per corrispondenza per gli italiani all'estero, noi che come giornale lavoriamo ogni giorno con gli italiani nel mondo ci chiediamo in maniera un po' retorica come mai l'Italia ancora non è riuscita ad organizzarsi nel modo giusto per far votare gli italiani nel mondo come si dovrebbe, ovvero con la sicurezza del voto per quanto riguarda le politiche, con la riservatezza che la Costituzione esige, perché il voto è personale, è segreto, quindi ci vuole sempre trasparenza anche nel meccanismo elettorale. Mi ha molto interessato l'articolo che lei ha scritto, che si conclude con una domanda: chi ha interesse a far votare in questo modo gli italiani all'estero? È una domanda che naturalmente io le rigiro. Ma prima di tutto, chi ha interesse a che nel Parlamento italiano ci siano dei rappresentanti degli italiani all'estero? Io ho la mia opinione, ma lascio all'ascoltatore l'onere di rispondere se vuole. A chi ha bisogno di 18 rappresentanti degli italiani all'estero in Parlamento, visto che dopo 5 anni potremmo e possiamo tirare le conclusioni, possiamo dire cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto a favore degli italiani all'estero, possiamo dire fino a che punto gli eletti all'estero sono stati indipendenti davvero dai partiti politici, dalla propria casacca di partito e fino a che punto hanno davvero potuto tifare in ogni occasione e difendere gli interessi in ogni occasione degli italiani all'estero che con le preferenze li hanno inviati in Parlamento, perché gli italiani nel mondo usano le preferenze per votare. E poi il voto per corrispondenza, così com'è, non va. Io voglio solo fare un caso, il caso del senatore Nicola Di Girolamo. Io penso che voi vi lo ricordiate, è stato quel senatore del Popolo della Libertà, finito poi dietro le sbarre, coinvolto nell'affare Fastweb Telecom e accusato, fra le altre cose, di essere arrivato a Palazzo Madama con i voti della
'ndrangheta, della criminalità organizzata. Ebbene, questo senatore era stato eletto, fra virgolette, nella ripartizione estera Europa, votato sempre, fra virgolette, dagli italiani residenti in Europa. Abbiamo visto come è stato facile per lui, da un giorno all'altro, prima di tutto ingannare il consolato e l'ambasciata a Bruxelles con una residenza all'estero fittizia, perché è necessario, secondo la legge Tremaglia, che i parlamentari, che i candidati nella circoscrizione estero risiedano all'estero. Certo, mentre lui in un giorno praticamente si è fatta questa residenza fittizia. Dopodiché abbiamo visto che, con quale facilità è riuscito a fare in modo che arrivassero a lui 20.000 e passa preferenze e arrivare in Parlamento. A quel punto, anzi, noi abbiamo intervistato nelle settimane scorse Giancarlo Capaldo, che è procuratore aggiunto di Roma, è un filone che stiamo seguendo da alcuni mesi. Nell'ultima intervista ci ha confermato che sono in corso ulteriori indagini sugli eletti all'estero, sulla modalità con cui sono stati eletti, su forti irregolarità denunciate soprattutto dall'America Meridionale, ma anche dalle altre ripartizioni. Insomma, io tifo per gli italiani del mondo, sono un italiano residente all'estero, quindi non posso darmi la zappa sui piedi. Ma come osservatore, come giornalista, devo ammettere che la legge, il meccanismo di voto per gli italiani del mondo non funziona, da troppe possibilità di imbroglio, forti irregolarità sono state denunciate. Per esempio, c'è stato addirittura un candidato che si è autodenunciato dicendo che lui aveva firmato 3.000 schede con la sua calligrafia di propria mano, e poi, una volta fatto lo spoglio qui a Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, perché lo scrutinio delle schede degli italiani al mondo si fa a Castelnuovo di Porto, lì sono state conteggiate solo 1.000. Dove erano finite le altre 2.000 schede? Sono cose da fantascienza. Il voto degli italiani nel mondo è possibilmente troppo manipolabile. Ecco, questo era Ricky Filosa, direttore del sito internet italiachiamaitalia.net, che è per l'appunto un portale di informazione per gli italiani all'estero.